Giulia De Lellis scrive una lettera a Andrea, giorni difficili per la ragazza. GF VIP, Giulia De Lellis scrive una lettera al suo fidanzato. La seconda edizione del GF VIP ci ha regalato una cascata di emozioni finora. Abbiamo assistito a nuove conoscenze, confronti accesi, rotture indelebili e legami messi in discussione. Uno dei legami che è rimasto ben solido è quello tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, anche se ultimamente la De Lellis sta risentendo in maniera decisa la mancanza dal suo fidanzato. I due, da quando si sono fidanzati, sono stati sempre insieme, risultando una delle coppie più belle uscite fuori da Uomini e Donne. La lontananza è un acerrimo nemico, che può distruggere o fortificare un rapporto e per due giovani innamorati a volte può essere una concreta minaccia. Giulia, per sentirsi più vicina al Deia e Veronese, ha deciso di mettere nero su bianco i suoi pensieri e scrivergli una lettera. Vediamo cosa è successo. Giulia De Lellis e Andrea Damante, un amore messo a dura prova. La giovane esperta di tendenza ha compiuto un percorso impeccabile nella casa del Grande Fratello. È una delle concorrenti più amate dal pubblico e non solo, avendo un buon rapporto con gran parte dei suoi compagni, difatti non è andata mai in nomination. Nonostante le piace stare nella casa, Giulia sta soffrendo molto e ha deciso di scrivere una lettera, per dare libero sfogo ai suoi sentimenti. Sto malissimo. Sono 51 giorni che non tocco il mio fidanzato, per la prima volta da un anno e mezzo. Sono contenta di stare qui, però ci sono dei momenti in cui la mancanza si fa sentire quasi da togliere il fiato, ha rivelato ai microfoni del GF. Il contenuto delle lettere è ancora un mistero, ma presumibilmente verrà reso noto nella puntata di stasera. Dal canto suo, Andrea Damante non ha mai fatto mancare alla sua ragazza il suo appoggio, come dimostra la sua visita fatta un mese fa e il continuo sostegno su social. Andrea Damante riceve la lettera, entra nella casa. I fan della coppia aspettano ovviamente ansiosi la risposta dell'ex tronista. Che chi si aspetta l'ingresso nella casa o una presenza in studio, quantomeno per poter parlare con la sua amata. Fare supposizioni adesso è superfluo, non resta che aspettare la diretta di stasera e i nostri dubbi verranno risolti.